una fidanzata per Odi. Garfield! Odi! Sono a casa! Oh, calma, cucciolo! No, guardatelo! Ma i cani non possiedono una dignità! Ragazzi, ho una bella sorpresa per voi! Una sorpresa? Oh, e che tipo di sorpresa? Voglio la mia sorpresa! Miau, miau! Miau! Che cosa non farei per ricevere un regalo? Speriamo che sia all'altezza! Voi ragazzi dovreste darvi una bella strigliata prima del check-up mensile con Liz. Mi sono umiliato per una semplice spazzola. Chi la vuole provare per primo? Garfield? Provala tu. Nessuno tocca il mio pelo, solo il mio parrucchiere. Odi, bravo cucciolo, vieni qui. Aspetta un attimo, Odi. Oh, ciao, Liz! Brunch domani? Certo! Odi! 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 Che cosa stai facendo a quella stupida spazzola? Sì. Oh, sei uno strano cane, molto triste. Ehi, Odi, vuoi giocare a dai un calcio al cane con me? Cosa vuol dire che preferisci giocare con lei? È una stupida spazzola! Questo è inconcepibile anche per te, Odi. Ehi, se ti lasci con la spazzola, un bel taglierino per unghie da darti? Ciao ragazzi, che si dice? Fammi un favore, molla quella stupida spazzola prima che ti vedano. Mi rifiuto di diventare lo zimbello dell'intero quartiere, capito? Ciao Garfield, ciao Odi. Ehi, Odi, quella che hai in mano è una spazzola? È piuttosto una fidanzata immaginaria. Ma senti chi parla. Il signorino mi porto sempre appresso il mio orsetto di peluche. Non so di che cosa stai parlando. Oh, ma è una cosa tenerissima. Devo trovare una soluzione per questa spazzola. C'è spazio per più animali domestici in casa, immaginaria o no? Sei fuori! I cani hanno la soglia di attenzione di un pesce rosso. Tra un'ora non si ricorderà più della spazzola, fidatevi.
Oh, accidenti, è tardi, Liz mi ucciderà! Odie? Odie, si può sapere che stai facendo? Odie, fermati, cattivello, sei un cattivone! Liz, certo che non ho dimenticato il nostro brunch. Sì, sono sulla strada. Ehi, per caso conosci un buon giardiniere, cara? Tutte queste storie per una stupida spazzola. È una cosa ridicola. E tu non c'entri assolutamente nulla con la sparizione della spazzola, non è vero? Come puoi pensare una cosa del genere di me? Ah, ok, sono stato io. Ho gettato quella stupida spazzola. E se vuoi saperlo, gli ho fatto solo un grande favore. Fammi il piacere. Questo dillo al giudice. L'hai fatto perché eri geloso che Odie avesse trovato qualcun altro da amare. Qualcun altro? Stiamo parlando di una spazzola, giusto? Per Odie era molto di più che una semplice spazzola. E questo tu lo sapevi bene. Gli passerà presto. Avremo bisogno di un altro caffè. Magari dei tappi per le orecchie. Non è divertente. Dov'è la mia lasagna per colazione? Spiacente, Garfield. Sono troppo stanco per cucinarti qualcosa. Ok, rinunciare al sonno posso anche riuscire ad accettarlo. Ma rinunciare alla mia lasagna è assolutamente intollerabile. Devo sistemare questo problema. Mi scusi. Una spazzola alle setole e un manico. Perfetto. Odie non noterà mai la differenza. Oh, accidenti. Odie, guarda un po' chi è tornata. Quel cane non è completamente sciocco. Chi l'avrebbe mai detto? Va bene, hai vinto. Ti porto dalla tua fidanzata. Questo è il luogo dove è stato consumato il misfatto. Accidermoli. Stavo per perdere una delle mie sette vite. Tutto per una stupida spazzola. Mi dispiace, ma questa è un'emergenza. Ehi! E lo riporta subito, giuro! Benvenuto a bordo, allaccia la cintura di sicurezza. Il viaggio sarà movimentato. Non voglio diventare un'altra macchiolina sull'asfalto! Ehi, ci è mancato poco! Odie, Odie, torna indietro, brutto e cattivo. Cattivo. Non può andare peggio di così, no? Oh.
troppo giovane per essere riciclato! Sei felice? Allora andiamo via di qua. Finalmente a casa. Vi ho cercato in ogni angolo. Ah, che schifo! Puzzate come se vi foste rotolati in un cassonetto della spazzatura. Io non sento cattivi odori. Tu invece, Odi? Odi? Per caso sei libera stasera? Che ne dici di una cena? Meglio in meglio. Cacciare il cane dal tavolo, fatta. Mangiare la cena di John al suo posto, fatta. Fare le tende nuove! Fatto! Va bene, ho finito la mia lista di cose da fare di oggi. Eh? Tenga, la porti al destinatario. Nel caso te lo domandassi, ho appena spedito un DVD di te che ti comporti male al dottor Whipple. No! Il dottor Whipple, no! Voglio guardare un programma veramente demenziale con i partecipanti travestiti da polli. Non mi importa cosa vuoi vedere, Garfield. Guarderemo il dottor Whipple. Molto bene. Come saprete, sono specializzato nell'insegnamento dell'obbedienza animale. Specialmente dei gatti che non sanno come comportarsi e sono pigri, rozzi e impossibili. Sembra che di gatti così ne esistano ancora. Ieri, in questo programma, vi ho mostrato uno dei gatti più maleducati che abbia mai incontrato in vita mia. Ecco il video di come si comportava Kittykins. Oh! È terribile! Incredibile! È proprio il mio tipo di gatto. In realtà Kittykins ha l'aria molto familiare. Da allora ho inserito Kittykins nel mio infallibile percorso di training all'obbedienza per animali. Ed eccolo qui! Kittykins, vuoi per caso cacciare questo uccellino? No! Avete visto? Potrete riuscire a educare all'obbedienza i vostri animali con la mia linea in DVD, nastri, libri, programmi da computer, cibo. Non preoccuparti, Garfield, non ho intenzione di spendere tutti quei soldi. Bene, per un minuto l'avevo pensato.
Entrate, è aperto! John, non volevi, non potevi, non dovevi, l'hai fatto! L'hai fatto! Vieni con me, gatto! Oh. Addio, Odie! Tornerò! Ma potresti non riconoscermi al mio ritorno? John, come hai potuto farmi questo? Oh, buongiorno, gattone! Allora, se farai come ti dico, finirà tutto in un attimo. Dopo molte ore di duro training, diventerai un gattino docile e mansueto come Kittykins. Chissà perché Kittykins mi sembra così familiare. Primo metodo di training, la stanza dei suoni. Ti lascerà un senso di fastidio ogni volta che ti comporterai male. Io torno tra un'ora. Non toccare il pesce rosso! Non toccare le dente! Non mangiare così tanto! Non farti le unghie sul divano! Comportati bene là dentro! Non farti la lettiera! Devi obbedire! No! Molto bene, è passata un'ora. Allora, mi sembra un buon inizio. Questa seconda fase è mirata a toglierti la cattiva abitudine di cacciare i cuccioli a calci dal tavolo. Ogni qualvolta darai un calcio al cane robotico, beh, provaci e vedrai cosa ti succederà. È stato facile. Non mi arrenderò così facilmente. So molto bene come ci si sente, amico. Adesso è arrivata l'ora di mangiare. Perché ho la netta sensazione che per la prima volta nella vita non ne sarò contento? Ecco qui il tuo lautopasto. Bocconcini croccanti per gatti al sapore di bagno a schiuma. E questa invece è la mia cena, fiorentina con patate al forno, salsa di carne, crema di gran turco e torta di mela lamodei per dessert. Mangia il tuo pasto e non provare a toccare il mio, perché sai che cosa ti succederà se tenti di rubarmi il cibo dal piatto, eh? Esatto, se tenti di rubarmi il cibo, una cassaforte da mezza tonnellata ti piomberà sulla testa. Me ne sono accorto. Allora, cerca di fare la scelta giusta, gatto. Ogni volta che ti avvicinerai alla mia cena, la cassaforte ti cadrà addosso. Riesci a capirla, sì o no? E allora perché continui a voler prendere la mia fiorentina? Perché è proprio come piace a me, media cottura. Bene, hai completato il programma. In qualche modo sono sopravvissuto. Sarai perfettamente addestrato tra un'ora quando inizierà la mia trasmissione. È stato orribile. In realtà è stato peggio che orribile. Sarebbe stato meglio se fosse stato orribile. Ciao, Garfield. Ciao, Kittykins. Ehi, come fai a conoscere il mio nome, Kittykins? Aspetta. Tu sei Harry, il gatto che vive nel mio vicinato. Hai indovinato. Cosa ci fai qui, nella parte del gattino mansueto Kittykins? Tu sei cattivo come me? Hai già trovato lavoro! Faccio finta di essere il risultato dell'infallibile metodo del dottor Whipple e ogni giorno mi ripaga appeso con carne e tonno, sai? E lui se lo può permettere? Vuoi scherzare? Sai quanto guadagni il tipo con la vendita di queste stupide lezioni? Perché? Quanto guadagna?
Potrebbe pagare pure a te a peso di tonno, sa? È una grande quantità di pesce. Sì, tu fai finta, aiutala a vendere le sue lezioni, a così avrai lo stesso lavoro. Che cosa dovrei scegliere? Un lavoro pagato a peso di tonno oppure la mia integrità? Oh, queste decisioni etiche sono durissime. E ora il più importante addestratore di animali problematici, il dottor Whipple! Oggi potrete vedere i risultati della mia sfida più difficile. Il gatto più maleducato che abbia mai incontrato, Garfield, l'ho inserito nel mio infallibile metodo di rieducazione. E adesso osserverete i risultati. Garfield? Garfield, senti il desiderio di maltrattare un piccolo cucciolo di cane? Senti per caso il desiderio di rubare cibo o strappare delle tende? Oh! Quel gatto è diventato veramente ben educato. Dobbiamo ordinare i DVD, i libri e le cassette del dottor Whipple. Ma noi non abbiamo un gatto. Oh, molto bene, Garfield. Allora, c'è qualcosa che ti piacerebbe fare? Sì, questo. Prendetelo! Ti scende? Quel gatto non è affatto ben educato. Pensavo che il dottor Whipple l'avesse istruito a non fare cose del genere. Scusatemi, signore e signori. Devo andare a svolgere alcuni impegni. Ah, preso. Agitati quanto vuoi, gatto. Non riuscirai a sfuggirmi. Eccolo là, il gatto che cerca di rovinare il mio lavoro! Chi, io? Che sono così dolce ed educato? Ma non ci riuscirai, il pubblico è troppo stupido per capire. Cosa succede se il mio training non funziona? Mi mandano ancora tonnellate di denaro. Quegli idioti. Ho organizzato una truffa geniale e tu non riuscirai a fermarmi. Dottor Whipple, l'hanno ascoltata in diretta nazionale. Nessuno può sentirmi. Ho lasciato il mio microfono in studio, quindi... Sì che possono. Ha nient'altro da aggiungere per i nostri telespettatori, dottore? Tu, miserabile piccolo! Io mi riporto il gatto a casa. Grazie di tutto. Grazie per la lezione, dottore. Dottor Whipple, continuano a chiamare per annullare le prenotazioni e chiedere rimborsi. Perché non ha insegnato l'educazione a quel gatto? L'ho fatto, ma sfortunatamente questo è il suo carattere. Garfield, ti volevo dire che mi dispiace molto di averti mandato da quell'impostore. Direi che con altre 8 scuse te la puoi cavare. Bene, Odie, sono a casa e sono ancora me stesso. Il dottor Whipple non mi ha cambiato come avrebbe desiderato. Adesso che ci penso, è l'ora del suo show. Il dottor Whipple Show, che di solito va in onda a quest'ora, è stato cancellato per sempre. Wow, non potrebbe andare meglio. Al suo posto trasmetteremo un programma veramente demenziale con i partecipanti travestiti da polli. Avevo torto. Va molto meglio. Più pesci. La
Halibut è il più grande tra i pesci di mare aperto. Si trova sia nell'Atlantico. Garfield, sono stupito. Non pensavo che ti piacessero i programmi educativi e invece sei qui interessato e incapace di togliere gli occhi dal video. Pesci? Meravigliosi e gustosissimi pesci. L'Halibut può arrivare a pesare 400 kg, come questo. Prendimi quel pesce, prendimelo con un peso identico di patatine fritte. Vado io. Voglio del pesce di mare, ne ho assoluto bisogno. Devo mangiarlo al più presto. Oh, ciao, Liz. Cibo gustoso per cani dall'oceano del Capitano Barnacle. Questo non è pesce di mare, è una scatoletta. Capito? Scatoletta. Mettila nell'acqua e vedi se nuota. Il tuo pesce? In questa casa? Pesce? Ha detto pesce? Sì che lo ha detto. L'uomo ha detto pesce, l'ho sentito con le mie orecchie. È solo mentre vado fuori città a fare visita a mia madre. Ho bisogno di qualcuno che se ne occupi. Liz, non credo proprio che sia un'ottima idea. Perché no? Te lo dico subito. Garfield ha preparato salsa tartare e limoni. Ci faccio un panino, lo friggo. Gli scampi sono superlativi. Andiamo, John. Puoi convincere Garfield a fare il bravo. Lo porto da te domani mattina, va bene? Se lo dici tu, Liz. Ciao. Garfield, Liz porterà qui il suo pesciolino mentre va fuori città. Tu lo lascerai in pace, altrimenti... Non temere, Arbuckle. Farò il bravo. Non mangerò il pesciolino di Liz. Lo tratterò con il rispetto che si merita. Non ora, Odi. Non vedi che sono occupato a mentire a John? Ho problemi ad addormentarmi. Dovrò provare a contare le pecore. 1, 2, 3, 4. Non funziona. Ho capito. 1, 2, 3. Così va molto meglio. 5, 6. Non sapevo che avessi così tanti pesci, Liz. Per anni è stato il mio hobby preferito. Tre sogliole andranno bene. Ma anche se preferirei un'altra nota. Sembra proprio pesce. Quello è il buffet più invitante che abbia mai visto in vita mia. Ci vediamo presto. Fa buon viaggio e non preoccuparti per i tuoi pesci. Ho parlato con Garfield e sono sicuro che non li toccherà. Va pure tranquilla, Liz. Devo impedire a Garfield di mangiare tutti i pesci. Allora, preferisci essere l'antipasto, il primo o il secondo? Tu sembri più un contorno. Oh, tu sembri un pesce dolce. Ti consumerò come dessert. Non mettere le tue zampe sui pesci di Liz. Certo che no, per questo ho preso il retino. Non toccare questi pesci, mi hai sentito? Non toccare questi pesci, non ci pensare neppure. Se mi accorgo che ne hai sfiorato soltanto uno, non vedrai mai più lasagne in questa casa. Accidenti, sembra che non stia scherzando. Molto bene, allora. Riuscirò a controllarmi. Non verrò più in questa stanza fino a quando ci saranno questi pesci. Cinque secondi. E 3 secondi oltre il limite che pensavo possibile. Tu sarai l'antipasto. Ehi, come fa un pesciolino a farmi ingrassare così tanto? Oh, no! Quello era un pesce palla, il tipo di pesce che si gonfia. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Oppure mettetemi sul carro di carnevale! Meglio controllare quello che mangio.
Non so che tipo di pesce sei, ma hai tutta l'aria di essere saporito. Pesce elettrico danzante del Brasile. Provoca una scossa elettrica. Ok. Voglio del pesce ed è del pesce che mangerò. Cerchiamo un menù. Pesce spritzer canadese. Chissà che cosa farà. Ok. Ora ho capito che cosa fa lo spritzer canadese. Pesce seltzer australiano. Vediamo che dice di questo seltzer australiano. Il pesce seltzer australiano è un vicino parente dello spritzer canadese. Dovevo immaginarlo. Molto bene, è il tuo turno, Verdolino. Vediamo che pesce sei. Ah, eccoti qui. Pesce judo giapponese. Oh, no! Ah, sì? Ridi a questa mossa! Ehi, non era male. Vediamo che cos'è. Era il pesce volante del Framistan. Aiuto! Aiuto! No, non preoccuparti, Liz. Garfield non disturba i tuoi pesci. In realtà l'ho appena visto volare qui intorno. Sta volando! Tutte le cose che mi stanno succedendo sono fuori dalla realtà. È soltanto un brutto sogno. Oh, spero che sia un sogno. Alzatevi in piedi a omaggiare l'onorevole Oliver Polypus. Acciderboli. Ordine nella corte dei pesci. Chi è sul banco degli imputati quest'oggi? Garfield il gatto, vostro onore. O questo è un sogno, oppure ho imparato a respirare sott'acqua. Garfield il gatto è accusato di mangiare pesce. Garfield il gatto, come vi dichiarate? Beh, forse ho mangiato qualche pesciolino. 7322 per l'esattezza. Ma non sono poi così tanti. Insomma, alcuni erano gamberetti o alborelle. Tu, mangiatore di pesci, tu? Sì, sì, lo ammetto. Mangio i pesci, ne ho mangiati tantissimi. Anche con le patatine fritte. Pesce con patatine e aceto di manto. Se risparmierò la tua vita, prometti di non mangiare mai più altro pesce? Ti ho chiesto, se risparmierò la tua vita, prometti di non mangiare più altro pesce? Ci stavo riflettendo, ma... Ho ascoltato abbastanza!
Giurati, qual è il verdetto? Colpevole! Garfield il gatto, sei stato giudicato colpevole da una giuria di tuoi stuzzichini. Io sottoscritto ti condanno a Larry! Larry? Chi è questo Larry? Larry è lui! Ciao, Liz. Entra pure. Ho portato i pesci come d'accordo. I suoi pesci? Lo metteremo sul tavolo. Pensi che due pesci rossi siano al sicuro nella casa dove vive Garfield? Certo, Garfield non li toccherà. Dai, vieni a vedere a cosa sto lavorando nello studio. Ha solo due pesciolini rossi. Carini questi pesciolini. Bene, è l'ora della colazione. Mi farò un bel sandwich. Sandwich con salsa tartara. Delizioso. Andiamo. Non credevate davvero che avrei mangiato i pesci rossi di Liz, no? È esagerato anche per me. In realtà ho deciso di smettere con tutti i pesci. Dopo quel sogno non mangerò mai più un altro pesce. Per almeno una settimana. Miau. Formaggiolandia! È arrivato John! Nascondiamoci tutti! Fare da palo, ragazzi. Qui è un bel posto dove vivere. Finché quell'Arbuckle non ci scopre, ci sono pochi posti migliori di questo in cui abitare. Allora, vediamo cosa si può guardare. Un documentario di 23 ore su quanto sono lunghi i programmi TV. Una replica di una riedizione di una nuova presentazione di un vecchio programma che non abbiamo mai visto. Ah, un documentario di viaggio su un'attrazione che riguarda il formaggio. Formaggio? Metti sul canale 9, Garfield. Benvenuti alla visita della mia grandissima nuova impresa! Esatto, sono io, sono Eddie il cuoco! Oggi vi guiderò all'interno del parco dei divertimenti più grande e innovativo del mondo, cioè Formaggiolandia! L'ho costruito perché tutti amano il formaggio. E quindi da noi le giostre sono, indovinato, di formaggio. Gli edifici sono formaggi. Le finestre degli edifici sono formaggi. Anche la pizza al formaggio contiene formaggio vero. Questa sì che è una novità. Abbiamo cheeseburger, panini al formaggio, formaggio danese, cracker al formaggio, formaggio senza cracker. Regalatevi una vacanza al formaggio al parco giochi di Eddie il cuoco, Formaggiolandia. Formaggiolandia di Eddie il cuoco, aperta tutti i giorni, proibita ai topi. Ehi, ho uno strano bisogno di mangiare formaggio. Garfield, mio caro vecchio amico, ci devi portare in quel posto. A Formaggiolandia? Ma non hai sentito? I topi non possono entrare. È per questo che devi portarci tu. Troverai un modo per farci intrufolare, no? No, scordatevelo. Volete andare laggiù? Pensateci da soli. Non vi aiuterò a intrufolarvi dentro Formaggiolandia. Garfield!
Garfield, sono appena entrato in cucina a prendermi del formaggio. E quale sarebbe il problema? C'era questo attaccato sopra. Ma siamo ancora a formaggiolante, eh? La casa è nuovamente infestata di topi. È compito tuo farli fuggire. Ecco che John minaccia di nuovo di togliermi i privilegi, cioè le lasagne. Possiamo andare a formaggiolante? E se non me ne liberi all'istante, niente lasagne per il resto del decennio. È la solita minaccia da quattro soldi, ma non significa che non ha alcun effetto. Garfield, possiamo andare a formaggiolandia? Vuoi che ce ne andiamo, Garfield? Portaci a formaggiolandia. Ve ne andreste di casa se facessi cose tipo questa? Ho ruggito. Ehi, da dove l'ho pescato? No. Possiamo andare a formaggiolandia? Ok, andiamo. Ora ascolta bene, gatto. Ti ho assunto per tenere lontano i topi da Formaggiolandia. Se vedo entrare un solo topo, ratto o roditore o qualcosa con il pelo, ti licenzio. Non c'è problema, signor cuoco. Starò bene attento, non vedrà mai nessun topo. E sarà meglio per loro. Tengono un lavoro fantastico e non voglio perderlo. No, ho già troppi problemi, gli affari vanno male. Credevo che tutti amassero il formaggio, non capisco che succede. Accidenti che puzza! Ciao, Garfield. Oh, ciao, sei tu, Harry? Strano incontrarti proprio qui. Non è un po' caldo per portare il cappotto? Oh, no, no, sto benissimo. Tutto a posto. Fa 31 gradi all'ombra. Oh, è così freddo? Però avrei dovuto portare una sciarpa. Beh, ci vediamo in giro, Harry. Ehi, Garfield, non è che per caso tieni dei topi sotto a quel cappotto? Topi? Ah, perché dovrei avere dei topi nel cappotto? Sei un vero simpaticone. Non ci sono topi qui dentro! Silenzio, Humphrey! Siamo dentro! Questa è Formaggiolandia! Non proprio! Ci hai promesso di portarci dentro! Ci riuscirò! Mi è venuta un'altra idea. Buongiorno, sono qui per consegnare altre pizze e quattro formaggi da aggiungere alla succulenta cornice di Formaggiolandia. Grazie, mio gattone micione. Ah, mi scusi, sono l'assistente di Vito, mi sono dimenticato di consegnare queste pizze. Conosci la strada, amico? Fammi un po' dare un'occhiata a queste pizze. È uno strano condimento. Non hai ordinato delle pizze ai topi? Scusa? Garfield, l'hai promesso? Lo so, lo so. Sei sicuro di quello che fai? No, ma ormai siamo qua sopra. Forse ce la faremo. Oh, accidenti, penso che non ce la faremo. No, non ce la faremo. Avevo ragione, non ce l'abbiamo fatta. Garfield, l'hai promesso? Scusi, se continui a inchiodarmi alle mie promesse, smetto di farne. Possiamo andare a Formaggiolandia? Andiamo a Formaggiolandia! Sì, andiamo a Formaggiolandia! Sto facendo un ottimo lavoro nel tenere i topi fuori da qui dentro. Harry, attento! I topi stanno tentando di entrare! Non preoccuparti, li sto cacciando via io. Grazie, Garfield, mi hai salvato dall'imbarazzo di Fabio. Andiamo a Formaggiolandia, arriva! Uè, tu, torna indietro. Oh, che bello! Sì!
Grazie, Garfield. Questo è lo spettacolo più bello che abbia mai visto in tutta la vita. Forza, mangiamo tutto! Pecorino! Oh, no! Garfield, te la farò pagare! Corri, Squeak! Ha detto che me la farà pagare! Voglio assaggiare quell'edificio laggiù! Sembra fatto di gorgonzola! Ottima prestazione, Garfield! L'hai seminato! Sì, ma... cos'è questo odore terribile? Beh, sono le pareti! Questo posto è fatto di gorgonzola! Oh, no! Voglio uscire! Mi farei perdere il lavoro, Garfield! Devo andarmene al più presto! Formaggiolandia tranne i topi che non hanno un soldo in tasca o pochi spiccioli. Troppe persone oggi sono intolleranti al lattosio. Scusi, per caso lei è Edil Cuoco, il proprietario di Formaggiolandia? A lei o no? Sì, perché? Sa, rappresento una compagnia che costruisce enormi centri commerciali in aree che ne hanno già troppi. Vorremmo comprare la sua terra e costruirne uno proprio qui. Oh, vuole comprare... tutta la mia terra! Esatto! La pagheremo più di quanto abbia speso per Formaggiolandia. Beh, affare fatto! C'è una condizione. Lei deve rimuovere tutti gli edifici di formaggio dal terreno. Tornerò più tardi per il contratto. Sono salvo e ci guadagnerò qualcosa. Devo solo capire come posso liberarmi di questi edifici. Ehi, Garfield! Ma certo, è un'ottima idea! Di al tuo capo che ci penseremo noi a ripulire l'area. Sarà un piacere aiutarvi. Bene, un altro pezzo di soffitto al gorgonzola, Garfield? Oh, no, grazie. Sto finendo un pavimento in formaggio olandese. Vedete quel palazzo a tre piani laggiù? Sto pensando a come fare a mangiarmelo alla griglia tra due enormi fette di pane. Ah, forse si può squagliare per fare la fondue più grande del mondo. Il compleanno di Garfield. No, Ether, lo so quanto tu ami i disegnatori di fumetti, ma adesso non posso. Yuhu! Ehi, è ora di alzarsi. È un giorno molto importante, sveglia!
Odio doverlo fare. No. Perché l'hai fatto? Hai forse passato una notte insonne? Peggio. Ah, è un giorno festivo, è... Oh no, ma è oggi! Oh, scusa, scusa, scusa! Sentito, scusa, scusa, scusa. Le preparo subito. Ecco qua, Garfield. Ah, le tue lasagne di compleanno sono pronte. Oh, fantastico, Garfield. Metterò tutto nel long video sulla lasagna che sto finendo di montare. Ehi, non è possibile! Fatto! Ho aggiunto i nuovi pezzi. Ho creato un video di oltre 6 ore su Garfield che mangia le lasagne. Beh, non mi pare che faccia dell'altro. Protesto! Qualcosa non va, Garfield? Beh, esigo una spiegazione. Dov'è il problema? Ad ogni candelina corrispondeva un pezzo di lasagna. Oh, una di meno. Una di meno. E non ho neanche gli ingredienti per fare un'altra lasagna di compleanno. Vado al supermercato. Torno subito. Mentre lui è fuori, cercherò di impiegare bene il mio tempo. Farò qualcosa di costruttivo. Mancano 24 Zordnix alla completa invasione del pianeta, signore! Bene, avete portato ricotta? Sì, è qui, signore! Ricotta, ho una missione di vitale importanza per te! Sarò io al comando della squadra che invaderà il pianeta, signore! No, un compito più importante! Ti faccio vedere! Analizzando migliaia di immagini del pianeta Terra, abbiamo visto che non c'è niente che possa impedirci di invaderlo e rendere i suoi abitanti i nostri schiavi. A parte forse quelle. E quelli chi sono? Ancora non lo sappiamo. All'apparenza sembrano provenire da un pianeta vicino al nostro. Evidentemente hanno deciso di trasferirsi nel pianeta che vogliamo invadere. Cosa gli è successo? Le immagini del satellite non ce l'hanno mostrato. Dobbiamo sapere chi abbiamo davanti. Credo di conoscerlo. Potrei anche sbagliarmi, ma quello sembra mio zio Mozzi. Procediamo con l'invasione del pianeta. Andiamo da quella creatura arancione e scopriamo che sta succedendo. Prendi questo. Misurerà il quoziente intellettivo di coloro in cui ti imbatterai. Pronto a partire, signore. Sono Ricotta! Sto andando all'esplorazione del luogo prescelto! Farò rapporto! Agente Ricotta, a rapporto! Sono appena arrivato a destinazione! Come da ordini! Sto misurando il quoziente intellettivo di una creatura incontrata sul posto! Il suo quoziente intellettivo è... zero! Vado a cercare la creatura arancione! Ah!
Ho localizzato la creatura arancione. Sembra essere in un profondo stato di caos calmo. Credo che sia tornato John. Si è svegliato! Devo nascondermi. Spero che la mia ultima lasagna sia pronta. Eccola lì. Ti prego, non mangiarmi! Avete sentito qualcosa? Ma quello era... Ma che cos'era? Odie, hai forse visto passare la mia lasagna? Non può essere! La mia lasagna ha le gambe! Corre, parla e mi ha chiesto di non mangiarla! Quando parla la sua bocca diventa grande e mi ha anche supplicato di non... Odie, tu mi credi, vero? Beh, non fa niente, non mi credo neanche io. Sembri soddisfatto. La creatura arancione non ti ha spaventato? Certo che no. Non so come sia riuscito a catturare i nostri simili, ma io sono riuscito a tenerla a bada. Allora possiamo dare inizio all'invasione! Tutti questi anni, senza mai sapere che la lasagna parlava. Perché non gli ho mai detto nulla? E se non fosse solo la lasagna? E se parlassero anche i ravioli? E se i cannelloni provassero a uccidermi? E il pane all'aglio? Morirò di fame! Calmati, amico, non riesco a capirti. Piccola nota, Odie articola meno di una lasagna al forno. Che succede? C'è qualcosa laggiù? Sono qui per me. Devo nascondermi. Prendete quella creatura. Se avessi un briciolo di coraggio, uscirei e andrei a salvare il mio amico Odie. Buon per me non avere un briciolo di coraggio. Ottimo lavoro, Ricotta! Adesso dobbiamo solo neutralizzare la creatura arancione. Ritieni che sarà facile da sconfiggere? Molto facile, signore! Soltanto il tempo di trovarlo. Deve essere qui da qualche parte. Troveremo quella creatura arancione e la distruggeremo! Che male avrò mai fatto alle lasagne? A parte mangiarle migliaia di volte. Qui non c'è traccia della creatura arancione. Cerchiamo anche negli armadi. Hai visto qualcosa? Ricotta, comandi. Qualcosa non va. È un'assurdità. Non posso rimanere nascosto qui dentro per tutta la vita. Sì che posso. No, non posso. John? Odie? Lasagne parlanti? È me che vogliono. Devo assolutamente fare qualcosa. È un mostro! Dove sarà finita? È un mostro! Sì, è un mostro! Lo stiamo trovando! Tiriamolo fuori! Povera umanità! Sì. Credo che siano nella camera di John. Ricotta, avevi detto che sarebbe stato facile batterlo?
Così credevo. Ragazzi! È ora di smetterla! No! Basta! Scappiamo! Aiuto! 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 Non so che è successo, ma sono contento che se ne siano andati. Già, ma non saprai mai cosa è successo. Erano creature pericolose, orribili, cattive, ma alquanto deliziose. Garfield, sono tornato. Sapevo che non avresti resistito all'appetito, così sono passato da Vito e ti ho comprato una super lasagna di compleanno. No, 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 portala via. Potrebbe parlarmi. Potrebbe... Caspita, ho sempre pensato che Vito cucinasse bene.